Gli attacchi di tosse di Sheikh Abu al-Ma'ti venivano trasmessi dall'altoparlante della moschea e sentiti da lontano, mentre si schiariva la voce prima di cominciare gli inni e l'appello alla preghiera dell'alba. Era ancora buio e il sonno stava scivolando sul toro. La testa gli penzolava sul petto. La sollevava all'improvviso per paura di essere accusato di negligenza e di soccombere al sonno mentre Sultan era sveglio. Dopo la lunga notte nella quale aveva rivisto la sua vita come in un film, l'appello alla preghiera gli giunse come un'indicazione che nella sua mente, passato e presente, stavano cominciando a fondersi. Eventi insignificanti rimasti a galleggiare sulla superficie della sua coscienza, come le pulci che saltavano nelle notti d'inverno di fronte a lui, senza che fosse in grado di afferrarle, e se avesse potuto afferrarle, presto gli sarebbero sfuggite. Ampi e interi segmenti erano spariti dalla sua memoria o li aveva persi intenzionalmente, perché la sua vita non sempre aveva aderito ai principi e agli ideali. C'era stato spesso un abisso tra azioni e principi, tra ciò che aveva sperato di fare e ciò che aveva potuto fare. Tra l'avidità ispirata e persistente da un lato e l'abbandono subitaneo dall'altro, come se non servisse a nulla e come se ciò che voleva compiere non fosse altro che sogni ingenui e speranze infantili. Come quel giorno. Sì, quel giorno. Era mezzogiorno, mezzanotte, non ricorda proprio quando fosse. C'era un uomo e certamente era accheduto. E c'era stata una richiesta di aiuto, una richiesta insistente, piena di speranza e implorazione d'aiuto, un appello che colui che lo pronunciava sapeva non diretto all'uomo sbagliato, ma a qualcuno il cui valore era divenuto proverbiale. Ti prego dal profondo, tu mi salverai, una decisione. Sì, ricorda bene che avrebbe dovuto prendere una decisione. Niente di più facile per lui in quei giorni che prendere una decisione. In un istante, in un attimo, avrebbe calcolato i pro e i contro e sistemato la faccenda. Tutti aspettavano, certi che dalla sua bocca sarebbe uscita la parola, come era solito uscire, parola di coraggio e di saggezza. Saggezza per lui non significava solamente comportarsi con dignità ed equilibrio, ma anche a volte prendere le decisioni più inusuali e più strane, se la situazione e l'obiettivo lo richiedevano. Vennero, a decine, a centinaia, in molti, come se fossero stati migliaia, come se la loro capacità di prendere decisioni fosse stata sospesa. L'avevano sospesa o si era sospesa da sola, perché sapevano che quello non era il loro compito né il loro ruolo, ma il suo ruolo, che nessun altro poteva svolgere con la stessa fermezza, determinazione e assoluta indefettibilità. L'aggressione aveva già avuto luogo in pubblico, come se chi l'avesse commessa fosse pazzo, perché tutti sapevano che la sua reazione sarebbe stata duramente punitiva e che ogni offesa e ogni insulto sarebbe stato restituito aumentato di 10 volte. Come avvenne? Cosa avvenne? In che modo il maschio dentro di lui cominciò a ritirarsi e la paura ad aumentare? Il suo silenzio o la sua esitazione si prolungava, persisteva fino a che i sussurri si moltiplicarono e una pesante nuvola di dubbio nascose il volto del sole, i volti della gente e il suo stesso volto. Anziché il suo famoso urlo, colpisci ragazzo, colpisci ragazza, la sua voce uscì sottile come quando era ancora un ragazzo prima di raggiungere la pubertà e prima che la sua voce divenisse roca, come la voce di un bambino o di un uomo che avrebbe preferito prendere una decisione infantile, e con una voce che somigliava a quella di un effeminato, disse: sono dell'opinione che dovremmo lasciar correre questa volta e sottometterci. Sceglieremo in seguito il tempo e il luogo del confronto. Anche se tutti, ed egli più di tutti, sapevano che questa,
proprio quest'ora del mezzogiorno era l'ora più appropriata e che mobilitarsi in quel momento avrebbe costituito la mobilitazione più forte. Rimandare non avrebbe significato solamente perdere un'opportunità o procrastinare la battaglia, ma anche, e in tutta franchezza, paura, ritirata e fuga. Passò un'ora intera a parlare con loro dell'importanza del momento giusto e del luogo giusto. Alcuni se ne andarono mentre ancora stava parlando, sebbene una cosa del genere non fosse mai accaduta e nessuno si sarebbe immaginato potesse succedere. La questione era perfettamente chiara, non stava facendo altro che razionalizzare. Dentro di sé aveva paura e tremava. Quella volta non era stato per nulla un sultano, piuttosto il buffone o il giullare di un sultano. Persino i loro avversari rimasero stupiti, sentendo ciò che nessuno di loro si era mai immaginato avrebbe sentito, perché ciò che avevano osato non era altro che l'attacco di persone disperate con le spalle al muro, che non si aspettavano altro che una sconfitta disonorevole. Ciò nonostante, avevano osato attaccare, sapendo che la loro certa disfatta contro Sultan non sarebbe mai stata così disonorevole come un'altra disfatta. La gente ne avrebbe parlato giorno e notte, poiché essere sconfitti da Sultan era un onore non comune, dato che ognuno sapeva che egli era colui che nessuno avrebbe mai osato sfidare. Un capo, noto per le sue opinioni e per le decisioni potenti, era stato trasformato in un bastardo quando gli era stato chiesto di affrontare una questione seria che lo aveva messo di fronte alla sua stessa sconfitta. Era scappato via mentre cercava di far sembrare la sua decisione una decisione saggia e prudente e di calmare la sua fretta per apparire come un grande re mentre passa in rivista la sua guardia d'onore. Ma se avesse potuto davvero fare quello che desiderava, sarebbe scappato via come un coniglio spaventato. Come può una montagna alzarsi così tanto per poi dar vita a un topo? O il topo era sempre stato lì? E la montagna non era altro che una bugia. Passò giorni, mesi e alcuni anni ad analizzare ed esplorare i segreti della sua anima e a blandire astutamente il suo intimo per capire perché aveva fatto quel che aveva fatto, perché era andato nel panico, aveva tremato, era scappato. Nella maggior parte dei casi aveva tacitato il desiderio di chiedere perché temeva l'amara verità. Non era mai stato così potente come lo avevano creato, né quel coraggioso che faceva tremare chi guardava negli occhi. Era il suo aspetto esteriore che lo faceva sembrare così, ma il suo intimo era sempre stato vuoto e cavo per tutto il tempo. Solo un bambino che ammira l'immagine di suo padre, la mascolinità di suo padre e il coraggio di suo padre e cerca di imitarli. Ma nonostante i suoi sforzi sovrumani, non era mai andato oltre l'imitazione e l'emulazione. Sapeva di non essere altro che una bugia. La tragedia era che vi credeva. E grazie alla sua strenua convinzione, anche gli altri gli credevano. Ma quello che era accaduto in quelle ore, in quella calda estate, aveva fatto sì che lo scheletro del leone fondesse, come se fosse stato fatto di cera o argilla, o come se la giallabia avesse perso sostanza e contenuto, e da dentro ne fosse uscito solo un topo che stava di fronte agli altri per la prima volta. E poiché non era sicuro che lo temessero né che potessero fargli del male, era uscito dal suo ruolo di leone e aveva mostrato loro che non era altro che un topo spaventato.